Voglia, carattere e cuore non sono mancati, ma purtroppo non sono stati sufficienti alla Promo Ball per strappare punti alla regina della classe. Lo scontro con Piedena va in testa alla capolista per 3-0 e alla compagine biancorossa resta solo la consapevolezza di aver reso per lunghi tratti di gara vita difficile alle cremonesi. Con Susio ferma i box, coach Nibbio si affida al sestetto composto da Malvicini e Basalari, Ferrari, Piantoni, Gasparini, Moriconi e Bertoletti libero. E i primi scambi annunciano un parziale che poi si confermerà molto più combattuto di quanto la classifica delle due squadre alla vigilia potesse lasciare immaginare. Merito di una Promo Ball che non ci sta alla resa preventiva e anzi dà fondo a tutte le sue energie per contenere gli attacchi delle padrone di casa. Dopo il 3-3, Malvicini e compagni sopravanzano Piedena e con un ottimo primo tempo di Ferrari si portano a più 2. La capolista reagisce subito, quindi poco più in là rispedisce indietro le biancorosse mettendo tra sé e le stesse la distanza prima recuperata, ma una diagonale stretta tratteggiata da Basalari, un errore delle padrone di casa, annullano tutto ristabilendo l'equilibrio sul 9 pari. Nemmeno a qualche scambio di distanza, con Piedena di nuovo in cerca di fuga, la Sanitas Gussago cede, anzi si attacca con le unghie alle avversarie e le riacciuffa sul 15 pari, poi fino a quota 18 le tallona. È sulla volata finale che le Tigri perdono il passo. Sotto 23-19, Nibbio manda in campo la classe 2006 Cherubini al servizio su Piantoni, ma le cremonesi chiudono 25-19. Nel parziale che segue, che la Promo Ball affronta con il sestetto confermato, le ragazze di Piadena fanno la voce grossa e impongono il senso unico. L'equilibrio di fatto non si registra mai perché Piadena prende subito strada, prima va sul 4-1, poi allunga sul 10-5, rendendo vano anche il tentativo di coach Nibbio di rallentare la loro corsa con un time out. Ferrari schianta l'ace che permette di riavvicinare un poco 11-8 e Cherubini torna dentro al servizio su Piantoni su 15-11 avversario, ma la capolista spinge sul 17-11. Allora il tecnico biancorosso chiama ancora il tempo e prova anche a mescolare le carte. Dentro Sandrini per Moriconi, poi Zampedri su Gasparini, ma è tutto inutile. Il 2-0 di Piadena si completa con il periodo messo in tasca per 25-13. In quello che poi sarà l'ultimo atto, la Sanitas Gussago si presenta sotto rete con la formazione dei precedenti, poi sotto 4-2 cambia la regia con Conti che rileva Malvicini e riesce a riprendere le avversarie sul 4 pari, dando anche il là a un punto a punto che si protrae a lungo. Piadena prova l'accelerata e va sul 13-10, tuttavia coach Nibbio richiama attorno a sé le sue atlete e queste, di ritorno in campo, spinte da due ace di Basalari, impattano sul 15-15. Ancora una volta l'incertezza tiene fino a quota 18, poi le padrone di casa decidono di chiudere i conti e confezionano il 3-0, prendendosi il parziale con il punteggio di 25-20.